Luca è un ragazzo italiano di Ingiustolo, un paesino in provincia di Bolzano. È fidanzato con Manolo, un ragazzo spagnolo conosciuto in Erasmus a Cracovia. Luca e Manolo, dopo anni di fidanzamento, decidono di sposarsi. Mangiando una pizza con la paella e bevendo birra e Bordeaux, siccome l'Italia non consente il matrimonio, verificano quali paesi europei lo permettano. Si sposeranno in Spagna! Vamos! Il comune di Madrid, accertato che per lo stato italiano Luca è single, celebra il matrimonio fra Luca e Manolo. Fiesta! Rientrato in Italia, Luca vuole che il suo matrimonio sia riconosciuto. Chiede al comune di Ingiustolo di trascriverlo. Il sindaco di Ingiustolo non vuole. Questo matrimonio non sa da trascrivere, né ora né mai. Altrimenti dobbiamo accettare anche la poligamia! Ma scusi, è proprio non trascrivendoli che la state approvando, risponde Luca. Lo dimostri! Dice il sindaco. Luca accetta la sfida e, in accordo con suo marito Manolo, decide di dimostrare che oggi in Italia la poligamia è possibile. Quello che segue è uno stress test alle istituzioni italiane. Non fatelo da soli a casa, soprattutto se siete deboli di cuore. Luca chiama John, un amico inglese conosciuto a Parigi, e decidono di sposarsi in Inghilterra. Vamos! Il comune di Londra, accertato che per lo stato italiano Luca è single, celebra regolarmente il matrimonio fra Luca e John. Alla festa c'è anche Manolo e la mamma di Luca. Rientrato in Italia, Luca vuole che il suo matrimonio sia riconosciuto. Chiede al comune di Ingiustolo di trascriverlo, ma il sindaco non vuole. Questo matrimonio non sa da trascrivere, né ora né mai, altrimenti dobbiamo accettare anche la poligamia! Ah sì? Andiamo John, che la mamma aspetta in macchina. Luca chiama Marcus, un amico svedese conosciuto a Berlino, e decidono di sposarsi in Svezia. Il comune di Stoccolma, accertato che lo stato italiano Luca è ancora single, celebra regolarmente il matrimonio fra Luca e Marcus. Alla festa ci sono anche Manolo, John e la mamma di Luca. Rientrato in Italia, Luca vuole che il suo matrimonio sia riconosciuto. Chiede al comune di Ingiustolo di trascriverlo, ma il sindaco dice no. Questo matrimonio non sarà trascrivere né ora né mai, altrimenti dobbiamo accettare anche la poligamia. Ah sì? Andiamo Marcus, che la mamma aspetta in macchina. Luca, che per lo stato italiano potrebbe sposare tutti i maschi del mondo senza mai divorziare, chiama Anna, un'amica portoghese conosciuta ad Amsterdam, e decidono di sposarsi in Italia. La mamma di Luca dice: peccato, cominciamo a divertirmi a viaggiare per l'Europa! Il comune di Ingiustolo, accertato che Luca per lo stato italiano è ancora single, celebra regolarmente il suo matrimonio con Anna in presenza del sindaco. Bravo Luca, finalmente hai messo la testa a posto! Io vi dichiaro marito e moglie! Guardi, signor sindaco, veramente io ho già tre mariti. Sposo anche una donna, giusto per dimostrare che è lei, sindaco, ad approvare la poligamia. Il mancato riconoscimento da parte dell'Italia dei matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all'estero non solo discrimina i cittadini italiani, ma finisce con il discriminare i partner europei che con i cittadini italiani sono sposati. Ovvero, regionalizzando le leggi, si europeizza la sfiga. Il matrimonio egualitario deve essere riconosciuto in tutta Europa, perché se sei sposato in Europa, sei sposato anche in Italia. D'altra parte, rendendolo tutto più piccolo, diventa molto chiaro, perché anche l'Italia è fatta di regioni, ognuna con un governatore, e di comuni, ognuna con un sindaco. Però a nessuno sembra una buona idea che tu possa avere una moglie a Milano, una moglie a Monza, un'altra moglie a Sesto San Giovanni, una moglie a Livorno, una moglie a Pisa, semplicemente perché i comuni litigano fra di loro e non si dicono le cose. No? Secondo me sì, dai!